Ritorniamo in onda sulle frequenze di Radio Bequit e anche in diretta video Facebook per l'ultimo ospite di giornata. E ritorniamo in onda anche sulle nostre frequenze Panarari, masmediologo ed editorialista della Stampa. Buonasera. Buonasera, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Grazie per essere qua con noi. Ho voluto invitarla perché stamattina ho partecipato all'incontro che lei ha moderato, un incontro che ho trovato davvero molto, molto interessante e soprattutto molto moderno e anche contemporaneo. Allora volevo un po' riprendere le fila e far conoscere anche i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici un po' quello di cui si era parlato. Un incontro dal titolo Carta Digitale, un'integrazione che sta nei fatti. Ci sono stati parecchi ospiti insieme a lei e si è parlato proprio di questo che è un po' il discorso di questi tempi, ovvero tra carta e digitale, insomma, o chi la vince o chi ha la meglio, però non vogliamo essere così banali, forse c'è posto per tutte e due. Noi pensiamo, come organizzatori dell'incontro, a un incontro patrocinato dall'Unione Industriale di Torino, di Confindustria, dall'Associazione dei Grafici e l'Associazione dei Cartai, sempre di Confindustria Torino, che l'integrazione sia non solo possibile ma auspicabile nei fatti. E insieme agli ospiti che lei ricordava, cioè Daniele Doesn't Matter, uno YouTuber molto molto noto, sì. Davide Crepaldi, professore di neuroscienze cognitive alla SISSA, la Scuola di Studi Scientifici Avanzati di Trieste, e insieme a uno dei grandi principi e grandi maghi della pubblicità italiana e internazionale, Lorenzo, si è cercato di dimostrare come gli ecosistemi rappresentati dalla carta e dalla digitalizzazione, dal mondo digitale che sta conquistando sempre più spazio, in realtà possano assolutamente convivere. Naturalmente con un ruolo maggioritario del digitale, verso il quale transitano i gusti, le preferenze delle giovani generazioni, non a caso generazioni di nativi digitali, ma con una serie di specificità che sono state illustrate nel corso dell'incontro per la carta che ha ancora molte carte letteralmente da giocare. Sì, davvero, ed è stato molto interessante come si è ragionato anche dal punto di vista psicologico dell'utilità e delle potenzialità di uno strumento e dell'altro. Lei faceva l'esempio della profondità maggiore che può dare la carta, anche se è un supporto bidimensionale per definizione. Esattamente, la carta è un supporto di ricordare, consente di sviluppare argomentazioni maggiore che è basata su un principio di decantazione, di sedimentazione dei pensieri, naturalmente differente dalla grande velocità all'interno del digitale. Al tempo stesso, sfatare un mito e uno stereotipo negativo che è circolato tempo a questa parte, la carta non è nemica dell'ambiente, tutt'altro. All'interno di foreste certificate finanzia la piantumazione di alberi. Lo abbiamo dimostrato anche nel corso della mattinata di quest'oggi. In corrispondenza della carta che se ne va attraverso gli alberi che vengono appunto trasformati in fogli, il numero di piante che le sostituisce è decisamente superiore e lo stesso la carta è oggi sempre più riciclabile e riciclata. E quindi è un ciclo sostanzialmente virtuoso che, a dispetto di quello che è l'opinione comune, serve a garantire maggiore piantumazione di alberi all'interno del continente europeo in questo caso. E questo è stato importante ricordarlo e anche dimostrarlo, come è stato fatto anche con un video che appunto nel corso dei 90 minuti dell'incontro spiegava e faceva vedere quanti alberi venivano piantati in quel determinato lasso di tempo. Ma spiegazioni più interessanti che sono venute fuori sono state proprio quelle specifiche appunto del supporto cartaceo e del supporto digitale, e mi piacerebbe ricordare come in realtà 10-15 anni fa si pensasse che il digitale avrebbe completamente soppiantato la carta, fatto morire il libro. Io mi ricordo ad un incontro di oltre 10 anni fa, Anna Masera, allora web manager della Stampa, che aveva dichiarato addirittura tra 10-15 anni useremo il giornale solo per incartare gli alimenti. In realtà questa è una previsione sbagliata, anche nei dati che abbiamo oggi, che dimostrano tutt'altra realtà.
Anna Masera è una grande esperta di digitale, da sempre una grande sostenitrice del giornalismo digitale, era presente quest'oggi e naturalmente diciamo le posizioni della carta hanno riconquistato terreno anche nella sua visione. Le previsioni si basavano soprattutto a quell'epoca sull'idea che gli Stati Uniti, grandi consumatori di digitale, di piattaforme digitali, avrebbero trasportato sugli ebook la gran parte del consumo di letteratura e di saggistica. Questo non è avvenuto e una parte considerevole degli stessi lettori statunitensi, cioè del paese fortemente più spostato dal punto di vista dell'innovazione tecnologica e della digitalizzazione in avanti, hanno riscoperto o mostrato di preferire la carta. C'è anche un dettaglio, diciamo, un po' banale ma un po' divertente, quasi aneddotico. Una parte delle sorti magnifiche e progressive degli ebook si è incrinata sulle spiagge californiane, nel senso che lo stare sulla spiaggia leggendo un giornale cartaceo è compatibile con creme solari, sabbia, scheggiature di vario genere. Questa cosa non succede naturalmente per gli ebook, per i tablet e per i supporti digitali. Questo è un piccolo elemento, ma è un elemento culturale che ha mostrato come in realtà poter spiegazzare, consultare, compulsare, esattamente per le ragioni cognitive che dicevamo poc'anzi, i supporti cartacei fatti libri, rimane assolutamente importante. In realtà la grande presenza di giovani questa mattina all'interno dell'incontro ha dimostrato, e le stesse risposte, diciamo, lo stesso umore che si respirava e si percepiva, ha dimostrato come la carta continua ad essere importante anche all'interno della scuola. Un altro aneddoto che ci viene dalla Silicon Valley, che è molto molto significativo, i cosiddetti Sultans of Silicon Valley, i sultani del silicio, cioè le grandi famiglie del capitalismo delle piattaforme, mandano i loro figli nelle scuole steineriane per recuperare in maniera rigorosissima il rapporto con la manualità e il rapporto con tutto ciò che è supporto fisico e quindi anche supporto cartaceo, a dispetto di una certa eccessiva sbornia che si era diffusa per la totale digitalizzazione. Sarebbero ancora moltissimi gli argomenti legati a questo discorso da trattare, ma ormai non abbiamo più tempo, e sono un po' anche gli argomenti che tratta quotidianamente la nostra trasmissione MAIS di Matteo Scali dalle 5 alle 5 e mezza sulle nostre frequenze. Adesso noi ci salutiamo con un'ultima domanda per Panarari, ovvero non voglio chiederle dei pronostici o delle previsioni, però che cosa vede anche non nel futuro più lontano ma nel futuro prossimo in questo rapporto tra carta e digitale? Come si evolverà, come si svilupperà? È difficile appunto fare previsioni, è ragionevole che ecosistemi mediatici diversi possano convivere, come è accaduto nel passato. Si è a lungo parlato della sopravvivenza della radio. La radio sembrava destinata ad essere cancellata dalla cultura visiva, dalla civiltà e dalla società delle immagini. In realtà ha riscoperto un proprio ruolo ed è assolutamente presente. Certo, c'è un elemento che mi piace ricordare, soprattutto all'interno di una radio, cioè di un medium evangelico, a proposito di cultura del libro e di ruolo importante di Lutero rispetto alla cultura del libro. Questo nostro paese, l'Italia, ha dei problemi dal punto di vista della lettura in generale, continua a essere, ahi noi, fanalino di coda nel sistema dei paesi OCSE dal punto di vista della lettura. Allora, in questo caso, indipendentemente dal supporto, il grande sforzo di tutti quanti, attori pubblici e attori privati, dovrebbe andare nella direzione di cercare di riportare gli italiani e soprattutto i più giovani alla lettura. Grazie mille Massimiliano Panarari per essere stato con noi, la sentiremo ancora nel corso di questo salone in questi giorni. I miei impegni sono esauriti poco fa con un'altra presentazione di libro, ma speriamo di incontrarci in una prossima occasione. Molte grazie a voi. Buon lavoro. Buon proseguimento, grazie. Grazie a tutti voi, noi ci salutiamo proprio in chiusura con il nostro ospite che ringraziamo ancora e salutiamo tutti quanti. Grazie a Paolo Rovara in regia, a Nokia per la regia video, a voi per essere stati con noi anche per questa sera, cari ascoltatori, care ascoltatrici. È tutto qui, ci risentiamo domani alle 17:30 come sempre dal Salone del Libro. Buona serata a tutti.